compagni, noi abbiamo deciso di introdurre questo dibattito, questi due giorni, con una discussione sulla necessità di un programma per l'alternativa di Volturano. Questo programma è necessario per l'esperienza viva, quotidiana che facciamo qui, perché oggi ci troviamo nella crisi più grave del capitalismo che questo sistema abbia mai sperimentato negli ultimi 100 anni e quindi praticamente nel corso di tutta la sua storia. È una crisi che ha dei numeri tremendi, che ha dei numeri pesantissimi qua in Italia. Dal 2008 al 2013, grazie, senza la cosa del programma, serve, l'utilizzare il programma, e negli ultimi 5 anni in Italia il prodotto interno lordo del paese, quanto il paese produce, lo sviluppo della penisola è crollato dell'8,3%, la produzione industriale nello stesso periodo è affondata del 21%. Questi numeri però hanno delle conseguenze anche prime nella carne, nella vita quotidiana di tutti noi lavoratori e giovani. E ce lo dicono le statistiche, se non ce le ricordiamo appunto quando ci svegliamo la mattina. Sono 8 milioni di poveri in Italia e il 16,6% degli italiani non ha un pasto adeguato, non può mangiare un pasto adeguato almeno una volta in 2 giorni. Il 21% degli italiani non riscalda sufficientemente la sua abitazione. È ancora più drammatico, non so se l'avete vista, c'è una campagna che va degli spot dei cartelloni pubblicitari sui principali, sugli autobus, delle principali città italiane, di un'associazione che va a Save the Children, che ha dei dati clamorosi per quanto riguarda l'infanzia di questo paese. 950.000 bambini che vivono in povertà e il 22% scusate, che vivono in condizioni di grave deprivazione. Questi sono i numeri della società marcia, una società che deve essere cambiata. Sarebbero i numeri di una guerra in altre epoche. Ieri portavo con i nostri compagni siciliani a un giro per Piazza Maggiore e c'erano le lapidi dei morti per la resistenza. La città ha avuto migliaia di morti caduti per liberare dal nazismo appunto l'Italia. In quel periodo c'è stata una grande povertà e tutti dicevano che si diventava poveri quando c'era la guerra. E in effetti anche oggi c'è la guerra. È in atto una guerra contro i lavoratori e contro i poveri di questo paese. Una guerra che però non è solo in Italia, che ha dimensioni mondiali ed europee. E questa guerra, scatenata dal capitale, ha delle conseguenze anche a livello sociale. E le vediamo. La lotta di classe è in ascesa in tutto il mondo. Ogni settimana siamo frastornati, in maniera positiva, dalle notizie che ci arrivano, di regimi che cadono, di lotte che si sviluppano, in tutti i paesi. Questa settimana abbiamo visto il meraviglioso movimento delle masse egiziane che ha costretto l'esercito a sostituire Morsi e la sconfitta del fondamentalismo islamico in Egitto. Ma anche in Europa, dalla Francia alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, dove c'è una crisi di governo che è scoppiata proprio l'altro ieri dopo uno sciopero generale la scorsa settimana, vediamo appunto l'opera di classe in ascesa e anche la sinistra in ascesa. C'è un'eccezione a questo sviluppo della sinistra, a questa crescita, che è sicuramente l'Italia. Ebbene, questa eccezione non è dovuta al destino civico e paro o al fatto che gli italiani sono pigri e preferiscono, andare guardare il calcio, il soap opera, i programmi
l'intrattenimento, ma è dovuta a precise ragioni politiche e al fallimento della direzione della sinistra in Italia, che, come spiegavano i nostri compagni greci nel loro messaggio, è una volta il movimento comunista più forte d'Europa ed oggi si dovrà essere il movimento comunista più debole d'Europa. Ne parleremo meglio domani del perché e di quella nostra alternativa dal punto di vista politico. Però un paio d'accenni devo dedicarli anche a questa discussione sul programma. Questo succede perché la sinistra in questo paese è stata vista come una forza totalmente dentro al sistema. Voi parlate con la gente comune, invece tutti noi ci parliamo, quando parlano sono tutti uguali, perché anche la sinistra ha governato e anche la sinistra ha fatto pagare i sacrifici ai lavoratori, ai giovani. Ma non solo, anche perché la sua alternativa di programma che propongono le forze della SEL alla Rifondazione Comunista, per non parlare dello stesso Partito Democratico, che da molti è visto come una forza di sinistra, che è un'alternativa totalmente fuori dal tempo. Perché è questa la discussione di oggi, è capendo che oggi ogni ipotesi di riuscire a riformare questo sistema capitalista è destinata a fallire, che sviluppiamo la nostra alternativa rivoluzionaria. Vedete, qualche tempo fa, quando spiegavo le nostre proposte, arrivava la gente con più esperienza, mi ricordavo, negli 80, 90, anche Sonia si ricorda, e qua in questa città, no, arrivavano i militanti PC e dicevano: ma vabbè dai, ma tu sei giovane, queste cose, senti me che c'è l'esperienza, non si fa così, piano piano, gradualmente, e dai, guarda qua che sta facendo usare questo piano, cioè, gli asili più belli del mondo, la sanità più bella del mondo, cioè, dai, tutto sommato siamo a posto. Tu vuoi la rivoluzione, vabbè, sei un ragazzo. Ora, noi siamo cresciuti, ma abbiamo anche tanti ragazzi comunque, e queste idee possibili sono diventate impossibili. È impossibile pensare oggi che all'interno del capitalismo possiamo garantirci una sanità decente, un'istruzione decente, un salario decente, no? E invece le proposte impossibili, cioè quelle di dire prendiamo le richieste da dove sono diventate possibili. Perché vedete, compagni, in questa guerra di cui parlavamo prima, c'è chi perde, e siamo noi, qua in questa sala, siamo la parte più crescente, la sua migliori, i nostri fratelli di classe nelle fabbriche, nei quartieri, eccetera eccetera, ma c'è anche chi ci guadagna, e c'è chi ci guadagna in maniera colossale. Nel nostro documento del programma, che invito tutti a prendere, a consultare, ci sono tanti esempi, io ne faccio solo alcuni. L'8% della popolazione mondiale possiede metà del reddito di questo pianeta, il 3% delle famiglie in questo paese, il 3%, ha quasi il 30% del reddito complessivo. Quindi i soldi ci sono. Quindi un'alternativa all'austerità permanente ci potrebbe essere. Non c'è scritto da nessuna parte che l'unica soluzione è quella di fare pagare sempre noi. Non c'è scritto da nessuna parte che l'unica alternativa è quella di tagliare lo stato sociale, le pensioni, l'istruzione, eccetera. No, c'è un'altra alternativa, ma questa alternativa che proponiamo mette in discussione e rompe le compatibilità di questo sistema. E la crisi della sinistra oggi in questo paese è data dal fatto che nessuno più lo dice. Nessuno dice che bisogna ribaltare il tavolo. Nessuno più dice che di fronte appunto alle cifre che ho descritto prima bisogna cambiare passo e dare un'alternativa di società. Si dice: vabbè, ma non c'è la forza per portare avanti queste proposte. Vabbè, ma non c'è la coscienza, cioè oggi andiamo qua sopra dai autisti
e diciamo, oh, facciamo la rivoluzione. Io se c'è qualcuno comunque oggi dice, sì, non sarebbe male, però qui la faccio, no? Però comunque, cosa dico, vabbè, vediamo un attimo, no? Facciamo, spiegherò meglio, poi dopo, casomai ti seguo. Però compagni, noi non possiamo fare come i riformisti. Cioè i riformisti cosa fanno? La fattoria fallimentare, vedono quello che c'è, vedono la coscienza attuale e dicono facciamo una proposta vicina alla coscienza che c'è. Non so, c'è una ristrutturazione aziendale? No? C'è a Milanelli, per esempio, c'è che c'è una grossa ristrutturazione, i compagni ci spiegano. Vabbè, ma insomma, alla fine si accontentano questi lavoratori, se gli dai qualche anno di mobilità, poi qualcosa troveranno, comunque qualche storia sono da parte, no? E in qualche modo faranno. Ma un partito che vuole difendere, un movimento che vuole difendere il lavoratore, non può fare questi ragionamenti, non può fornire un'alternativa che si basa solo sul livello di coscienza attuale e stop. Deve portare avanti un programma che non si adatti alla coscienza, ne deve tenere conto. Noi oggi non diciamo di fare l'assalto al palazzo comunale, sarebbe un po' cavolti con il nostro numero, ma trae il suo programma dalle necessità oggettive della situazione che si trova di fronte. E questa è sempre stata la lezione di Marx, leggete il manifesto del Partito Comunista, e i comunisti non è che erano tantissimi nel mondo. Okay. Leggete il programma dei bolscevichi, non solo dopo la rivoluzione ma prima, e i bolscevichi nel 15 erano in due carrozze del treno, noi siamo già di più, ecco, occuperemo almeno un intero, ma diciamolo, un bel treno internazionale di questi posti stati, che qualcosa hanno fatto per il movimento, dicevano ma no, ma adesso sulla guerra, vabbè, tutto sommato, in modo sono messe, sono posti implacabilmente la guerra della Seconda Guerra Mondiale, anche se erano da soli, sono andati in galera, dopo pochi anni hanno fatto la rivoluzione. Le proposte che devono sviluppare il Partito Comunista, un movimento comunista, non possono adattarsi alla situazione in quale è. Anche perché la situazione cambia, anche perché è evidente che oggi le posizioni rivoluzionarie sono posizioni difese da un piccolo numero, però se noi vogliamo cambiare la società e dobbiamo cambiarla con la massa della gente, dobbiamo sviluppare un programma che faccia la ponte tra le indicazioni, tra il livello di coscienza attuale, tra le esigenze quotidiane della classe lavoratrice, dei giovani, e la necessità oggettiva della trasformazione socialista della società. Perché questa necessità pervale ogni aspetto della vita quotidiana, Parlavamo di un aspetto fondamentale, la crisi industriale. Sul numero di falso mantello attuale diciamo alcuni numeri, sono numeri più importanti da vista quantitativo, non perché quando c'è una crisi che chiude una fabbrica di 40 persone o un call center di 50 persone sia meno importante. Però abbiamo dei numeri che sono molto simili. 1900 esuberi alla Natuzzi, 3000 esuberi alla Cerenti Terme, l'intera città messa sul lastrico da questi pescicani, i capitalisti della ThyssenKrupp, gli stessi che hanno fatto morire bruciati vivi i lavoratori a Torino qualche anno fa. E 854 la TNT, eccetera. La crisi pervale ogni settore, non solo industriale, ma anche dei trasporti, ma anche dei servizi. Ora, di fronte a questa crisi che ha distrutto il 15% del potenziale manifatturiero in questo paese all'inizio della crisi e il 41% del settore degli autoveicoli, qual è la proposta ragionevole che si deve fare? Non so. Le hanno già fatte le mobilità, le ristrutturazioni, e continuano a distruggere il patrimonio di questo paese, continuano a far aumentare i disoccupati in questo in Italia,
continuano ad aumentare i milioni di persone che si trovano senza un futuro, non solo in Italia ma in Europa. Allora, oggi l'unica proposta ragionevole, perché è quella di togliere le aziende e i padroni per riuscire a salvarle. Non c'è altra proposta. Non è che tu all'Agnelli o ai padroni della Tisse gli dici: ma guarda, vediamoci, perché tu non ti fai ancora parte, noi gestiamo un po' noi, poi vediamo come va. No? Così, punto a collo. Non è possibile. Cioè, qua stiamo parlando della lotta di classe, qua stiamo parlando di uno scontro di interessi tra gli interessi dei lavoratori e gli interessi dei padroni. E quindi l'unica proposta credibile oggi è l'esproprio, senza indennizzo, delle fabbriche di chiudono. Si dice, vabbè, ma comunque in qualche modo queste fabbriche come fanno a lavorare? Noi pensiamo che oggi, e qua io credo che abbiamo tante espressioni di questo, ci sono tutte le risorse perché le aziende possano essere gestite direttamente dai lavoratori, dai tecnici e dagli impiegati. Quante migliaia e migliaia di laureati in ogni campo ci sono che fanno gli spazzini, che fanno i camerieri? Però quanti ce ne sono? Tantissimi. Energie totalmente sprecate a causa di un sistema che annulla le potenzialità non solo produttive, non solo materiali, ma anche le potenzialità intellettuali di vasta parte di gioventù di questo paese e di tanti altri paesi d'Europa. Oggi il padrone non svolge nessun ruolo, sono quello di un parassita che dice quanto bisogna produrre, cose bisogna produrre a seconda di quanti profitti fai. Se investi in produzione, gran parte dei soldi lo sappiamo dove investe il padronato, nella speculazione finanziaria in ogni settore. Ora, noi quello che spieghiamo è anche che dobbiamo fornire un'alternativa di società, perché l'esperienza di tante fabbriche che pure sono state occupate e nazionalizzate in paesi come l'America Latina, se sono isolate, non è che si risolve il problema. Tu, i lavoratori occupano un'azienda, in Venezuela che sono visti, in Argentina l'abbiamo visto, questa azienda o viene nazionalizzata, cioè il soldo diventa una cooperativa, però nel mercato mondiale, nel mercato anche nazionale, che comunque è gestito da chi ti dà le materie prime per lavorare, da chi ti concede i prestiti per poter portare avanti appunto un lavoro. Questo, se rimane un'azienda capitalista, prima o poi strangola questa impresa. E quindi noi leghiamo questo programma per appunto la salvezza dei posti di lavoro delle fabbriche alla nazionalizzazione delle leve fondamentali dell'economia, delle principali buste, delle aziende di distribuzione e dei trasporti. Vogliamo un'altra carrozzone statale? No. Non vogliamo un altro Eni o un altro Studiate Iri o cose del genere. Una proposta inscindibile da questo, che abbiamo sviluppato in maniera molto chiara nel programma che tutti i compagni avete in mano, è la questione del controllo operaio. Noi, di fronte alla crisi, al fatto che i padroni vogliono farci pagare ogni singolo centesimo e anche di più, diciamo che a controllare la società non devono essere un pugno di capisci con i loro reati di Stato, con i loro manager e con i loro dirigenti e i partiti politici facenti. Devono essere i lavoratori. Questa è la proposta di controllo operario. Questa è la proposta che forniamo del controllo operario della produzione industriale, ma anche in tutti gli altri settori. Come vedrete nel programma che offriamo all'inizio della discussione, che vogliamo cominciare anche in questa sede, c'è un intero paragrafo dedicato alla questione del fisco, questione annosa, questione appunto che cervellare i nostri dirigenti del governo, e i governi sono presentati. Ora, noi pensiamo che sulla base del controllo del fisco da parte
dell'apparato stato della polizia non c'è soluzione. Non è un caso che in Italia, come in quasi tutti gli altri paesi dove c'è una polizia che non è stata abbastanza forte, c'è un livello molto alto di evasione fiscale, di arresto. È uno dei modi che ha il capitalismo per competere nel mercato, e dall'altra parte è uno dei modi che ha anche la piccola borghesia per riuscire a sopravvivere, strangolata dalle mille e una gabelle che ci sono. Noi per esempio lo confessiamo, oggi il pane che abbiamo preso e il fornaio sono andato senza mettere nessuno sopravvivere. Ma questo povero formaggio come doveva fare? Ecco, il problema non è questo. Il problema non è lo scontrino non pagato dal bottegaio. Cioè, se noi la lotta all'evasione fiscale la facciamo su queste basi, siamo finiti. Il problema è l'evasione fiscale dei redditi che ho detto prima, dei miliardi e miliardi che vengono evasi dalle grandi aziende, dalle grandi banche, dalle grandi finanziarie. E per cui è solo sulla base di un controllo operaio anche sulla questione del fisco che tu puoi avanzare veramente una proposta di tassazione, okay, progressiva, una proposta di patrimoniale che possa veramente incidere, perché tutti in una città sanno benissimo dove vivono i ricchi, tutti i lavoratori. No, sanno benissimo qua per esempio a Bologna dove sono le ville e i grandi possedimenti. Appunto, dall'altra parte della città dove io sono sempre vissuto, la vedrete appunto, sui colli bolognesi, e tutti sanno le cose. Sono i lavoratori stessi da notare con i loro comitati ad esigere che i patrimoni dei capitalisti siano messi a disposizione della società. Se non si fa questo non c'è soluzione. È difficile? Un po' sicuramente, ma è necessario, e questa è la cosa più importante. Ed è possibile, ok, se la classe operaia viene investita in un compito di cui ha tutte le potenzialità di farlo. È ora che alla classe lavoratrice si dia quello di cui ha tutte le capacità di farla, e non si tratti come qualcosa, come una classe, come delle persone che ogni 4-5 anni vengono chiamate a votare partiti sempre più improbabili, che allora ci fosse un partito decente, tutto sommato, ma appunto schieramenti sempre più improbabili. E questo è legato alla questione del sistema finanziario e bancario. Come vedete dal programma, noi proviamo un'unica banca statale. C'è stato un processo di privatizzazione delle banche clamoroso negli ultimi anni, che ha portato che cosa? Una finanziarizzazione incredibile, cioè queste banche sono state privati, il settore finanziario e bancario è compenetrato, sviluppano speculazioni per la cosa del Monte dei Passi di Siena, la banca del sindacato, i funzionari, diciamo, i sindacali hanno tutto il conto sulla Monte dei Passi, come potete sapere, e anche questa banca, le speculazioni finanziarie più clamorose sono state arrivato a una situazione dove nel 2012 solo al 5% delle persone che facevano richiesta è stato concesso un prestito. Cioè, un dato incredibile. Cioè, e poi sorprende se poi c'è la gente che si suicida perché i soldi le chiede l'usuraio. Ma cosa deve fare una persona? Se deve farsi anche solo andare dal dentista. Questa è la situazione dove siamo arrivati. Ora, quindi il programma rivoluzionario non è quello che dice noi aiutiamo con sgravi fiscali o cose del genere la piccola impresa lasciando tutto inalterato. No, il programma rivoluzionario è quello che dice noi nazionalizziamo la banca, noi nazionalizziamo il sistema finanziario assicurativo. Un altro scandalo che chiunque ha un'assicurazione anche di un motorino, un cinquantino, sa benissimo cosa succede, perché ormai quasi non conviene neanche più farlo girare. E ora, noi proponiamo questo, ok? Nazionalizziamo questo. Su questa base noi potremo cancellare tutti i debiti fatti a tassi di usura.
secondo luogo, concedere a chi ne ha, a chi lo richiede, ai piccoli commercianti ordinari, i prestiti del passaggio rapido, ma sulla base non dello status quo, ma sulla base di un cambiamento rimborsale anche del sistema finanziario e bancario. Un programma rivoluzionario non è solo dedicato alle tute blu, a chi cioè a sporco d'olio, di grasso delle cucine, eccetera, eccetera. No, è dedicato a tutti i settori della società. È un programma che parte da un appello alla classe operaia perché sia protagonista del proprio destino, ma che sulla base del trattamento rivoluzionario può legare a sé ogni parte della società che ci troviamo in questo. Ed è l'unica cosa possibile. Tutte le altre sono palliativi, che alla fine fanno crollare sia la classe lavoratrice, sia le altre classi della società, nel vortice appunto del debito permanente. Ora però, come sappiamo, compagni, negli ultimi anni è esplosa non solo la questione del debito individuale, ma anche la questione del debito per la nazione. E particolarmente importante la questione della moneta, che qua nell'Unione Europea è l'euro. Ora, noi lo sappiamo chiaramente, la nostra proposta sulla questione del pagamento del debito è il rifiuto totale. Un governo dei lavoratori, se andasse al governo, cancellerebbe subito il debito, salvo il compenso per i piccoli risparmiatori, su base di comprovata necessità. Uno ha fatto un nonnino, ha fatto il bot, 10.000 euro non è che non mi piace, cioè. Ma a parte questo, appunto, nessun altro sarebbe compensato. Ora, chiaramente questo significa, come ogni proposta che abbiamo, una rottura, una discussione che si dice o noi o loro, e inevitabilmente l'uscita sulla base appunto della nazionalizzazione del sistema bancario, del rifiuto del pagamento, l'uscita dell'Italia, se fosse l'Italia del paese, dall'Unione Europea e anche da lei. Noi su questo impatto lo diciamo, non è che abbiamo dei problemi, non è che abbiamo una passione per la nuova moneta. Il problema però è che questo non può essere un feticcio. Il problema che noi spieghiamo è che il problema non è la moneta in sé, ma il sistema che sta dietro la moneta, cioè il sistema capitalista. E non può essere un fatto isolato la questione dell'uscita dall'euro, deve essere legato alla trasformazione rivoluzionaria della società. Se avete un fatto isolato, come alcuni settori nazionalisti o anche di sinistra, no? Significa, rimanendo nel capitalismo, significherebbe un crollo dell'economia, un'esplosione dell'inflazione, perché tu la moneta, i più vecchi di noi ci ricordavano una pezza di fango del cane con i diamanti, sapete? No? Cioè che non vale niente, no? È che tu non sai più cosa dove andare. Se rimani all'interno del capitalismo, se invece leghi la questione dell'euro al controllo della valuta, al controllo dei mezzi capitali, al monopolio del commercio estero, per impedire pure dei capitali e aumentare le default, quindi alla rottura della compatibilità del capitalismo, questa è una proposta necessaria e possibile. Ora, noi però non facciamo solo un discorso prettamente economico, anche se questa è una questione. La stabilizzazione del principale livello dell'economia è necessaria anche per un piano di riassetto generale del territorio. Compagni che hanno viaggiato oggi l'avete visto. Cioè noi oggi, non con l'alta velocità, ma con un treno normale, ad esempio, ci mettiamo il 50% di più del tempo ad andare da Milano a Bologna rispetto a 20 anni fa. È una cosa inaccettabile. Pagando 3 volte di più. Io 25 anni fa a fare Bologna a Milano ci pagavo 10.000 lire, ci avevo 2 ore. Oggi a fare Bologna a Milano ci metto 3 ore e pago 30.000 lire, 15 euro, con lo stesso treno regionale. È uno scandalo che grida vendetta, anche e soprattutto perché a guidare questo processo di privatizzazione delle ferrovie sarebbe uno che una volta inserendo in classe lavoratori, Moretti, cioè dirigente della CGIL. A questi sono spinti
dirigente per la sinistra, e questa è una delle ragioni per la crisi della sinistra oggi, perché tanti dirigenti della sinistra oggi stanno non solo in maniera nascosta, no? non dicendo in esplicita dall'altra parte, ma anche in cambio nostro dall'altra parte, sono diventati padroni, sono diventati manager. Questo è lo scandalo di oggi. Ora noi proponiamo appunto il fatto che la nazionalizzazione sia nei trasporti, il ritorno al pubblico in tutte le branche centrali dei servizi, perché è l'unica possibilità di risolvere la questione dei grandi interessi delle speculazioni che sono dietro alle grandi opere che hanno devastato questo paese e che sono state al centro di tante mobilitazioni, danno TAV, danno ponte, eccetera, eccetera. Ora, sulla base di questo movimento, ultimo esempio, a Messina per la prima volta ha vinto un sindaco della storia, praticamente. Messina è città tradizionalmente il centro di centro-destra, legato al movimento. Cioè, un grande successo. Il problema però è che in questo comune, che ha 400 milioni di euro di debito, se tu non leghi il programma per cambiare questa... la situazione del comune, tutto il settore di Messina, per lottare contro la TAV, per lottare per una mobilità decente tra Reggio Calabria e Messina, come sa la mia compagna, guarda la presidenza, eccetera, eccetera, e, cioè non vai da nessuna parte. E quindi anche nei comuni il rifiuto del pagamento del debito legato al programma di un appello che si deve fare a tutti i comuni d'Italia, no? Per respingere questa la mannaia appunto del pareggio di bilancio della legge di stabilità è una proposta decisiva e fondamentale. Quindi anche se tu vuoi difendere ed estendere un sistema di trasporto pubblico, un sistema complessivo di ambiente che possa farci vivere in maniera decente, abbiamo bisogno di una forza di cultura nazionale. Non c'è, non ci sono altre vie. Non è che a Messina, come in qualche altro comune, ci sarà qualche stato che ti viene a sfruttare il debito. Ah bravo, così però ragazzo, vieni dal popolo, dai su, 100 milioni te li condoniamo. Ma quando mai? Anzi, te ne caricheranno anche 100 milioni, questa è la questione. Quindi abbiamo bisogno di un programma che non solo risponda a una crisi industriale e salariale clamorosa, noi lo speriamo chiaramente. Oggi noi abbiamo bisogno di un ritorno della scala mobile, di un ritorno della scala mobile anche delle ore di lavoro, e lo diciamo, di un salario garantito che sia pari all'80% di quello di un lavoratore del salario medio e che sia appunto garantito per tutti. E il salario di disoccupazione che non perché, che appunto non può essere meno di questo, anche questa. E questa è una cosa necessaria oggi. Se vogliamo respingere la povertà dilagante che c'è, ma anche la precarietà. Oggi i contratti che ti fanno sono i più svariati. Ci sono anche i buoni, con le buone spese, nel settore della ristorazione, nel settore dell'agricoltura, cioè, il cui pagamento è dilazionato chissà quando. Ora, anche su questo punto, il programma che tu devi avanzare non può essere quello di contenere la precarietà, di contenere il taglio dei diritti, perché questo contenimento ha portato allo sbarramento complessivo totale di tutto. E se tu porti avanti una proposta come palliativo non andrai da nessuna parte, e anche quindi un settore che a molti compagni può essere più lontano, perché la direzione sindacale se negli ultimi anni ha firmato un accordo con l'altro che svendeva i diritti della classe lavoratrice. Un programma che possa riconquistare questo è assolutamente necessario, ed è evidente che in questo campo la parleremo meglio oggi pomeriggio. Un programma per difendere il salario, l'occupazione contro la precarietà è legato alla riconquista del sindacato da parte dei lavoratori. Questo è evidente che non c'è.
non possiamo non parlare, ed è una questione decisiva. Ma come spiegavo prima, cioè noi abbiamo bisogno di un programma rivoluzionario, di un programma di transizione, perché abbiamo bisogno appunto di una serie di proposte complessive, sistematizzate, che riesca a connettere ogni vertenza e ogni lotta a un obiettivo più generale e più concreto. Oggi le vertenze sono anche divise, no? Territoriali, salariali, conflitto, perché? Perché alla fine non c'è nessuno che spieghi, guarda, che il fatto che tu stai lottando contro il fatto che tolgono il pacchetto è legato al fatto che c'è quello di fianco a te che sta lottando, cos'è, il dipendente comunale, contro appunto il fatto che lo licenziano perché scade sullo stato precario. Chi è oggi che spiega queste cose? Nessuno. Perché nessuno ha provato di porre in tavola la questione appunto di un programma di rottura per la combattività capitalista. Ed è in questo senso appunto che abbiamo sviluppato anche tutte le proposte che vedete nel programma tra difesa dei civili, democratici, e pensiamo che queste proposte non possono essere isolate dal contesto. Non si può, per esempio, cosa che noi sosteniamo, difendere il diritto per il matrimonio, per tutti, no? Le coppie sia etero che omosessuali, slegato dal fatto che oggi non c'è la possibilità di farsi una casa, un lavoro, eccetera. Tu per il pezzo di carta, però, cioè, non riesci a garantirmi in realtà una vita, perché le case sono un casino, perché il mio compagno e la mia compagna, se sono appunto omosessuali, non avranno un lavoro lo stesso, non è con la pezzo di carta sono più contenti. È un diritto decisivo, fondamentale, però non può essere slegato dagli altri, dai diritti sociali, così anche la lotta contro l'oppressione di genere e tutta una serie di altre battaglie, di cui per evitare la mia reazione, per forza non mi provo a dilungare, ma spero che gli interventi dalla platea lo facciano. E poi noi inseriamo questo programma nella lotta, lo spieghiamo, per un nuovo potere, per una nuova legislazione rivoluzionaria. Qualcuno questo potrà essere fatto ardito, ma per noi è conseguente. Per noi possiamo dire che abbiamo cambiato, ribaltare tutto questo mondo e poi siamo il codice civile che tutela la cosa più alta. Non può funzionare. Noi proponiamo che un partito, una nuova sinistra di classe, un partito di classe in questo paese, spieghi, ok, che il sistema economico prevalente, no, la legislazione deve essere quello socialista, deve essere quello del comune realizzato. Questo è importante, ha un'importanza grande, perché appunto non possiamo pensare appunto che ci rimaniamo col vecchio sistema legislativo che tutti noi conosciamo. E anche il sistema della rappresentanza deve essere diverso. Tutti i rappresentanti, anche per il Parlamento, deve essere elegibile e revocato in ogni momento. Non è possibile che noi abbiamo dei rappresentanti in tutte le istituzioni che una volta che sono eletti non si possono muovere. Sono eterni, possono cambiare 5 partiti, 10 per al giorno, e non siano sottoposti al giudizio di coloro che hanno eletto. Questo perché succede? Perché serve la progressia. Perché un rappresentante che è lì, che fa parte di una casta, perché è vero, una casta, lei adesso non cosa dire che non lo è, ecco, solo perché non c'è credo, cioè di una gente non eletta da nessuno, di una gente che è separata, no? I parlamentari da appunto al resto della società, possono fare quello che vogliono. Alla borghesia gli serve questo, perché serve per legarli a sé, dice tu sei mio, alla fine tu, rappresentante politico, parlamentare, tu consigliere comunale, cioè la cosa più importante che hai è il tuo stipendio, è il tuo salario e i legami che hai con la classe che non è la società. Noi ci dobbiamo dire, tu rappresentante, il legame più importante che hai è con chi ti eletta, è con il lavoratore che va messo lì, a capo di questo governo lavoratori, dei consigli, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che dobbiamo ribaltare. E deve essere presente in un programma che noi sviluppiamo. E anche perché molti lavoratori diranno, vabbè, ma alla fine
voi come tutto San Baradani, poi dallo pulito dovete mantenere tutto come questo? Il Parlamento, no, anche questo per spiegare che la vostra attenzione è totalmente e poi, ed è la mia conclusione, ma non è la questione meno importante, la nostra lotta è una lotta internazionale. Faccio un appello, non è un movimento nazionale, faccio un appello, un movimento che è legato a livello internazionale, okay, ad altre tendenze che portano avanti il nostro stesso programma e che sono unite alla tendenza marxista internazionale. Ma perché questo? Perché il socialismo, se si potrà imporre, potrà solo imporsi a livello mondiale. Il capitalismo è un sistema globale. Il sistema che lo riuscirà, economico, politico, giuridico, non può essere nazionale. È una contraddizione in parole, se riuscirebbe a tornare indietro. Noi vogliamo andare avanti. È per questo che, appunto, la nostra lotta è una lotta internazionale e internazionalista. Noi proponiamo, appunto, la Federazione Socialista d'Europa, altre nuove Unione Europea Capitalista. Noi proponiamo la Federazione Socialista Mondiale. Questa è la battaglia a cui noi siamo chiamati. Questa è la battaglia a cui è necessario procedere. E questa è la battaglia che solo noi oggi, solo la tenente marxista internazionale, sta facendo. Per cui discutere del programma dell'alternativa rivoluzionaria, discutere del programma che noi portiamo in ogni lotta, in ogni rivendicazione, in ogni scontro, nei quartieri, nelle scuole, nelle città, nel luogo di lavoro, è assolutamente decisivo. Se non ci siamo noi, nessun altro. Se non cambieremo, se non cominciamo noi a organizzare le forze, il programma, l'organizzazione per cambiare il mondo, nessun altro. Io credo che questa sia una battaglia che oggi nel 2013 valga più o meno la pena di combattere.